quando ci fu il federalismo, quindi lasciò libero spazio anche alla luciferazione in ambito assicurativo, fu fatto una volta di legge che firmarono tutti i gruppi regionali di cui una compagnia e un'autorità di controllo, l'ANIA intervenne prontamente sul Parlamento e la Costituzione poi, cioè la legge federalista, ha levato la materia assicurativa dalla libertà di poter legiferare in ambito regionale. Allora, siamo nei tempi, ci sono altri 6 interventi, se c'è qualcun altro che vuole iscriversi lo dice adesso, dopodiché chiudiamo per forza di cose. Barberino. Un applauso a Mombasta, vai. Buonasera a tutti. Sono Roberto Barberino, chiedo scusa per la banduzia, faccio parte dell'associazione Mombast. Noi ci siamo distaccati dal movimento che è nato insieme due anni fa circa, e perché volevamo portare avanti anche noi le nostre idee e non semplicemente delegare ad altri il pensiero in merito. Anche questa sera siamo venuti qua chiedendo prima di tutto all'organizzatore Bianco se era una pregiudiziale queste 6 proposte indicate dal caro Enzo Ferrante. Perché dico così? Perché semplicemente dovete accettare, così come diceva il Presidente Storraiuolo, non è che non ci aggrada, semplicemente vorremmo dire perché sentiamo solamente su alcune 2 piccole proposte, sulle 6 argomentate, d'altronde Enzo Ferrante sa che ne abbiamo discusso anche sul web. Ne avevamo portate altre, ma penso che non ci sia spazio per poterne parlare. Comunque sia, noi siamo andati anche noi a Bruxelles, siamo andati per 2 volte, io personalmente sono andato a luglio, stiamo portando avanti insieme alla petizione, insieme alle firme, lo stesso pensiero di unificazione di tariffa territoriale. Solamente abbiamo appurato, e questa non è una novità, ma è una cosa che ci è stata nascosta per tanto tempo, che addirittura c'è una sentenza della Corte Europea, la 518 del 2006, che proprio legittima le compagnie assicurative alla diversificazione territoriale. Questo potrebbe sembrare una sconfitta del movimento iniziale, ma così non è. Così non è perché nella stessa audizione dell'11 luglio il dottor Mario Nava, riprendendo le parole dette dall'ISVAP e riprendendo quello che è un concetto base, che è quello lì della trasparenza, chiaramente evidenziata da Enzo Ferrante, dice che le tariffe devono essere proporzionali ai dati. Quindi il concetto e il discorso dei dati e della tecnica con la quale si arriva al calcolo del rischio, perché non ci dimentichiamo che prima di tutto non vorrei divagare troppo, ma le assicurazioni coprono un rischio, non sono delle società che fanno altro, per cui il caso degli assicurati che non fanno sinistri da anni e vengono cacciati dalle assicurazioni sembrerebbe una contraddizione in termini, e questo è concesso semplicemente perché il mercato non è liberalizzato come vogliono farci credere, ma è semplicemente obbligatorio per noi, e vedremo o si vedrà in futuro che è aleatorio per loro. Per cui io intendo dire che per quanto concerne il punto prima delle proposte qui non ci sono più, ovvero i 15 giorni relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento, ritengo che sia una compressione dei termini troppo elevata. Oggi è 2 anni, un anno potrebbe essere un tempo giusto. Faccio semplicemente un esempio: se uno di noi fa un incidente con una persona sconosciuta che non si ferma, non mi dà i dati assicurativi, solo per acquisire gli estremi assicurativi dell'altra persona chiedendolo alle autorità competenti, chi lo sa fare, perderebbe oltre 15 giorni, quindi uno subisce un danno e non avrebbe diritto al risarcimento, per cui sembrerebbe una assurdità, ma se ne discusse nel merito, fu detto 15 giorni per essere un qualcosa di rottura, ma non penso che 15 giorni sia un tempo corretto. Avevamo parlato di 3 mesi, 6 mesi, ma anche considerando di lesioni altamente gravi, che possono chiedere risarcimento solo dopo la guarigione avvenuta, anche in quel caso una persona che si rompe e si fa male di brutto può stare abbondantemente 3 mesi a letto, per cui non potrebbe chiedere risarcimento e perdere il diritto, questo è assurdo. Altro argomento è
il credito, la cessione del credito, Enzo Ferrante ha precisato una cosa per la quale io sono per il movimento è d'accordissimo, ovvero quello di non toccare quelle delle piccole carrozzerie. Quindi parlando di un termine minimo, un importo minimo al di sotto del quale questa legge non scatta. Perfetto, detto in questo modo è pienamente condivisibile perché altrimenti diversamente sarebbe una organizzazione quasi finanziaria criminale, sono quasi le stesse cose. Proposte che avevamo pensato, la faccio breve, si potrebbe subito risparmiare un 8% sui costi delle polizze senza cambiare nulla, semplicemente pensando a quello che ci dicono ogni giorno. La media italiana è, facciamo un esempio, 450 euro di costo. Bene, sui 450 euro di costo medio noi paghiamo il 16%, qui in provincia di Napoli, non so in altre province quanto pagano, noi paghiamo il 16% di tassa da dare alla provincia. Paghiamo il 10,5% di tassa da dare al servizio sanitario nazionale. Il meccanismo dovrebbe essere esattamente quello che si è discusso due anni fa sulle accise della benzina. Cioè, se le accise erano proporzionali al costo della benzina e pertanto aumentava la benzina, aumentavano anche le tasse, il cittadino veniva danneggiato due volte. In questo caso invece si dice semplicemente, si fissa come media la media nazionale, si aumenta di una percentuale, io avevo pensato il 25%, tutte le tasse che sono al di sopra di questo tetto vengono abrogate, ovvero non vengono corrisposte, perché altrimenti si arriva all'assurdo che il cittadino napoletano che paga in media 1000 euro paga 160 euro alla provincia con i servizi che abbiamo e paga 100 euro al servizio sanitario nazionale con i servizi che abbiamo, mentre un milanese con la stessa macchina, con servizi esattamente superiori, con 300 euro di polizza pagherebbe molto meno. Cioè, in questo caso si avrebbe un risparmio netto, ripeto, con costi da scaricare su altre istituzioni, ma in altro modo, ottimizzando le cose, dell'8% circa. Altra proposta potrebbe essere, ed è quella dell'uniformazione dei dati di cui parlava il dottor Coriello. Sarò breve o finito. Semplicemente con l'informatica uniformare un unico portale dove inserire i dati dei sinistri, perché è assurdo che le compagnie scarichino sui costi dei risarcimenti anche i costi di malorganizzazione, anche i costi delle truffe che non intendono perseguire, perché per le compagnie è più costoso perseguire una truffa anziché pagarla. Solamente si lamentano delle truffe senza dire che sono truffe, perché il 19 di settembre del 2012 l'ISVAP dice non parla di truffe ma parla di statistiche legate a fenomeni criminosi. Si va a leggere l'incipit e si legge che queste statistiche si riferiscono a querele presentate dalla compagnia, quindi non sentenze, neanche il giudicato in primo grado, o a valutazioni fatte da tecnici all'interno del mondo assicurativo. Cioè non sono truffe a vere e proprie, sono ipotesi di reato e ce le spacciano come truffe. Per cui uniformare e rendere trasparente tutto questo permette all'assicurato l'indomani che ha subito quello che è stato regolamentato come un sinistro fantasma, ovvero un sinistro del quale la compagnia ha pagato senza farvene sapere nulla, quando si andrà a lamentare renderà anche pubblico che quella compagnia ha mal gestito quel sinistro, per cui non potrà chiedere quel risarcimento come costo da mettere nel monte dei premi pagati. So che sto entrando nel tecnico, però il problema è anche tecnico. Per cui possiamo dire sì, non paghiamo, paghiamo troppo, però bisogna conoscere veramente i piccoli meandri del mercato assicurativo e tutte quelle altre piccole cose che avvengono intorno che ci impediscono di contrarre una polizza, di esercitare il nostro diritto, di fare il valzer delle agenzie. Ah, una cosa importante, la desertificazione agenziale. Chi di voi non ha avuto difficoltà a contrarre una polizza? Chi di voi deve fare chilometri per poter andare presso un'agenzia? Chi di voi ha trovato un preventivo di un'assicurazione, chiamiamola unica assicurazione, faccio i nomi, l'ho affrontato il problema, e non ha agenzie in campagna?
perché se no mi fai finito. Anche la componente territoriale deve essere regolamentata. E con questo ho finito. Buonasera. Ringraziamo tutti quanti.